Ciao ragazzi! Inizia la nostra avventura nell'isola di Favignana. Detta anche la farfalla sul mare, vista la sua particolare forma. Il nostro video comincia dal quartiere Sant'Anna, caratterizzato dall'omonima chiesetta, cave e particolari stradine strette. Questo luogo è veramente importante perché da qui nacque il primo nucleo abitativo dell'isola. Ragazzi, questo quartiere è bellissimo, ci stiamo letteralmente perdendo tra le vie. Ed è pieno di casette come questa con le maioliche siciliane. Quest'isola ci mette sempre un grande appetito. Stasera siamo venuti al Giardino delle Aloe per assaggiare qualcosa di veramente tipico. Il villaggio che ci ospita si chiama L'Oasi e nasce in una vera e propria cava a cielo aperto di calcarenite. Oggi è un meraviglioso giardino ipogeo. Andiamo a vederlo. Stiamo andando in un luogo a cui teniamo tantissimo e che non vediamo l'ora di mostrarvi. E speriamo che questo posto così importante riesca a sensibilizzare un po' tutti noi sull'argomento. Ci troviamo al centro primo soccorso delle tartarughe marine delle isole Egadi. In questo momento alle nostre spalle ci sono 5 tartarughe che si trovano qui a causa dell'uomo, principalmente per la plastica e per la pesca. Lei, per esempio, Jane, le è stata trovata della plastica nello stomaco. Lei invece è Demetra e si trova qui a causa del materiale plastico trovato intorno al suo arco che le ha causato l'amputazione naturale dell'arco stesso. Dalle tartarughe sono passato a sopra una scala e cosa stiamo facendo? Raccogliamo capperi! Stiamo salendo al castello di Santa Caterina, che è un castello abbandonato. È situato nel punto più alto di tutta Favignana e da qui si può godere di un ottimo panorama su tutta l'isola. Stasera ceniamo sempre a base di pesce, ma in una location veramente esclusiva. Ci troviamo al quarto di luna. E finalmente mangiamo assieme ai ragazzi dell'Oasi. Con questa splendida giornata ci concediamo un bellissimo giro in barca di tutta l'isola.
Stiamo per visitare uno dei simboli più significativi e famosi di tutta l'isola. Ci troviamo all'ex stabilimento Florio, o più comunemente conosciuto come la Tonnara di Favignana. E dopo tutta la spacchinata di oggi, che dite, ce la meritiamo una bella cena? Stasera proviamo la trattoria da Papù per una cena tutta a base di tonno. Couscous è pronto! Stiamo facendo on the road il tour di tutte le cale dell'isola. Questa per esempio è Cala San Nicola, guardate che mare. Finalmente Cala Rossa, una delle cale più amate per le sue acque super turchesi. Favignana è anche famosa per le sue meravigliose cave di calcarenite. Quest'isola ha una forte connessione tra mare e terra, infatti tempo fa gli abitanti lavoravano nei mesi freddi come pirriaturi, cavatori di pietra nelle cave appunto, e nei mesi caldi alla mattanza dei tonni. Le cave diventavano vere e proprie abitazioni per i lavoratori, che praticavano questa mansione sin da piccolini. Le pietanze più consumate dai cavatori di pietra erano pane, tonno e sarde sottosale, ottimi per recuperare i sali minerali persi durante il duro lavoro. Qui siamo a Bue Marino, la cala tra le cave. Siamo arrivati a Cala Azzurra. Lido Burrone è una spiaggia adatta a famiglie e bambini perché è ricco di sabbia sofficissima. Non sappiamo se è una meraviglia della natura o un incubo, ma stiamo passeggiando per Cala Pozzo e abbiamo trovato una distesa infinita di meduse, saranno veramente centinaia di migliaia. Cala Rotonda è un'altra cala molto suggestiva, anche grazie al famosissimo arco di Ulisse. Punta Sottile e il suo faro sono i luoghi perfetti per godersi il tramonto qui a Favignana.